E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, come avevo detto nell'episodio Resident Evil, dopo diverso tempo causa impegni familiari. Però eccoci qua, eravamo arrivati giusto qua ragazzi, stiamo impersonando ancora Anna, la quale è corsa nella sua città di origine per cercare comunque di salvare suo padre ed è stata ragazzi sganciata una sorta di arma chimica. Quindi, come avevamo potuto appunto già vedere ragazzi la volta scorsa, cioè gli eventi sono veramente terribili, soprattutto se si pensa ragazzi e ci si rende conto che sono successi per davvero, purtroppo. Salve buon uomo, salve. Oddio, perché lo volevo picchiare? Ho premuto per sbaglio. Per sbaglio quadrato, ok. C'è bisogno del mio aiuto? Ok, sì. Ok, ragazzi, sì, devo aiutare ovviamente il più possibile la gente che mi circonda. Oddio, no. Non gli posso fare niente io a questo, ma qualcosa dovrò pur fare. Accidenti, ok, posso salire da qui ovviamente. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ok, cos'è? Lettera di un soldato scozzese. Ciao amico, sono nella città di Ypres, in Belgio. Ora è malmessa, ma doveva essere graziosa prima della guerra. La birra qui non è male, ma preferirei farmi una pinta con te. Partirò per il fronte fra 2 giorni, quindi stammi bene e salutami, la famiglia. Come sempre, ragazzi, io rimango abbastanza intristita, insomma, leggendo queste cose. Signora, signora, ha bisogno del nostro aiuto. Ovviamente devo cercare di non fare troppi errori. Ok. Si è trattato. Oddio, no. Minchia, il massaggio cardiaco. Signora, si riprenda. Coraggio. Forza e coraggio, c'è qua fuori la sua bambina che sta piangendo, che l'aspetta. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta ad aiutarla. Perfetto, di niente signora, di niente. Mi ha dato un oggetto, trottola di legno. La trottola di legno con il cordino era un gioco molto popolare all'epoca. Nel corso della guerra si diffusero giochi ispirati al conflitto, come i giochi da tavolo che riproducevano le battaglie o giocattoli che irridevano il nemico addirittura. Dopo la guerra anche i giochi tornarono ad essere più pacifici. È pazzesco, ragazzi, continuo a dirlo, a pensarla anche una cosa del genere. Perfetto, la bambina ha ritrovato la sua mamma. Per fortuna. Ok, procediamo di qua. Dobbiamo vedere se riusciamo a trovare suo padre. Salve signore. Ma perché continuo a premere quadrato? Ok, se continuo di là ci rimango secco? Secca, anzi, questo mi sta dicendo. Ma non è che ho molta scelta, ma devo prendere le chiavi. Di là, vabbè, non si può passare, ragazzi, questo mi pare ovvio. Dovremmo passare da dentro. Vediamo se c'è qualche oggetto che possiamo usare. Cosa fanno là sotto? Oddio, questa cosa non mi sembra molto stabile, sinceramente. Qui c'è un ingranaggio. Qua dentro non c'è nulla. Di qua ovviamente non possiamo passare. E ok, questa gente ha bisogno del nostro aiuto, ragazzi, come sempre. Vediamo un po' dove possiamo andare. Se qui c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Più in qua nemmeno. Ok, non ci resta che salire. Ok, quindi qua ne servono la bellezza di 3 di ingranaggi, ragazzi. Addirittura io ne ho trovato solo uno. Qua ce n'è un secondo. Ammazza, com'è grosso sto coso. Inseriamolo pure. Ah, allora ok, no. Se questo va qui, questo di certo non va lì. Magari andrà qui. No. Ok, magari andrà qui. Perfetto, prendi questo Anna, lo mettiamo qua. Ce ne manca uno che deve essere grosso di sicuro come questo, ragazzi, perché vedete lo spazio che c'è fra gli ingranaggi. Ok, la campana purtroppo, ragazzi, sembra essere. Ok, l'ingranaggio è caduto, ma
La campana è molto instabile, io non la vedo molto bene, effettivamente non ci resta che tornare. Eccoci, ah, eccolo qua, penso fosse caduto ancora più in basso. Benissimo, ecco fatto. Ci siamo, ma io ho paura, ho paurissima per quella campana. Fatto. Dovevamo farla crollare, speriamo che non ci fosse nessuno lì sotto. Salve, salve. Siete liberi. Ma come ci siete finiti là sotto? Bella domanda. Non ne ho idea. Chi c'è lì? Ok, ragazzi, se non facciamo nulla. Sì, certo. Ok. Meno male che qua c'era giusto una leva per aprire la finestra. Salve signore, salve, non si preoccupi, sono una sorta di medico, diciamo così, anche se ho studiato per essere veterinario. Benissimo, aiutiamolo ragazzi. Ai ai ai, che ha fatto la gamba? Oh. Ai 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 ai, quel rumore fa sempre una bruttissima impressione, ragazzi. Ok, ecco fatto. Incredibile, non ho sbagliato ancora nulla. Voilà, monsieur. Ma lei adesso rimane qua? Questo cos'è? Bastone da passeggio rotto. Il pomo e tutto ciò che resta di questo bastone da passeggio intagliato con cura, ricordo delle trincee. Purtroppo un bastone da passeggio rotto non serve a niente. Ovviamente a noi ci serve solo da collezionabile. Ma... Ok, che cosa dovrei fare adesso? Siccome non vedo tante altre vie di uscita, probabilmente devo tornare fuori. Ma fuori era impraticabile. Cioè non ci si poteva passare di là, eh. Salve signore, vedete? Qui è ancora così. Ecco. Da brava scema ci ho provato, ma non è servito a niente. No. Ma come devo rifare tutto? Che palle! Vedete ragazzi, non provate mai a passare attraverso un gas letale. A few moments later. Ok ragazzi, ho fatto di nuovo tutto quello che dovevo fare, ma io continuo a chiedermi adesso cosa effettivamente dovrei fare, perché passare da lì ovviamente è assolutamente fuori discussione. Vediamo un attimo ragazzi se mi è sfuggito qualcosa di qua, ma ho dei grossi dubbi. One eternity later. Ok ragazzi, quando volete potete tranquillamente chiamarmi imbecille perché qua c'è una porta da cui poter uscire. Senza parole? No comment? Forse è meglio, va. Continuiamo, facciamo finta di niente perché sennò ci sarebbe soltanto da prendermi a male parole. Oh merda miseria, ragazzi, datemi il tempo di scappare per favore, di darmi la gambe. Ok, serve qualcosa qui, una leva, qualcosa, e che adesso evidentemente devo trovare. Ok, qui c'è qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto, ragazzi. Questo si può spostare e a qualcosa dovrà pur servire. Ok, non c'è modo di salire. Se magari spostiamo questo verso di qua di certo possiamo uscire. Però questa signora ha bisogno di noi. Fatemi vedere se salendo di qua, ragazzi, riesco a trovare qualcosa di utile. Apriamo l'armadio, non c'è assolutamente una cippa di niente. Qua non c'è niente. Qua possiamo salire ancora di più. Una tazza. Oh. Pital, le latrine in genere. Ah no, non penso che sia in francese. Le latrine in genere erano all'esterno della casa, spesso in cortile, dunque di notte si usavano i pitali. Ok, non è pital ma pitale. Nelle dimore dei benestanti era la servitù a svuotarli ogni mattina. Quando non esistevano ancora i bagni, ragazzi, che meraviglia, si pisciava e si cagava dentro de... Non era una tazza. Sì, chiamiamola comunque tazza, ma... E si pisciava e cagava dentro a questi affari qua praticamente. E che meraviglia. Siamo fortunati. Ma questa non è la foto di suo padre? Credo proprio di sì, ragazzi. Quindi questa di regola è casa sua. Ma dai, davvero? Oh. Aspettate, ma come l'aiuto quella signora? Ne?
Devo pur trovare qualcosa di utile. Qua mi serve una chiave. Qua c'è... Aspettate, 1, 4 e su un altro quadro pure c'era... C'erano tipo due numeri. Vedete? 2, 6, 1, 4. A qualcosa devono servire questi numeri, però io adesso non vedo nulla. Tipo combinazione o robe del genere. Come l'aiuto sta povera Krista? A few moments later. Mi sta sfuggendo qualcosa. Oh! Serviva davvero a qualcosa a farlo cadere. One eternity later. Ho provato un attimo a pensare a una cosa, ragazzi. Che se quel quadro lì dove ci sono i numeri è caduto perché nascondeva dietro tipo una sorta di vano segreto, magari potrebbe essere lo stesso per questo qua. E infatti per una volta me lo so fatta arrivare la lampadina, eh. Grandioso. Ok, questa chiave di sicuro servirà per quel cancello nel capanno qua fuori. E lì mi auguro che troveremo qualche oggetto in grado di salvare prima di tutto quella poveraccia che è lì bloccata, che potrebbe morire di stenti se non la salviamo. E per poter dicevo, inserire una sorta di leva là in quell'affare lì che abbiamo incontrato al pozzo. Questo cos'è? Oh mio Dio. Macchina fotografica stereoscopica, una fotocamera binoculare che riproduceva simultaneamente due immagini sul lastre di vetro, permettendo di creare immagini tridimensionali. Era un apparecchio abbastanza diffuso anche perché leggero e facilmente trasportabile. Interessante, allora qua non ci abbiamo niente, ricordiamoci 2614, possiamo scendere. Madonna, ma quanti numeri mi devo ricordare, signori miei. 261438. 26. Ok ragazzi, è il momento della verità. Allora 2. Ok. 6. 1. No. E quale caspiterina sarà l'ordine? Allora, perché sono i numeri romani, ragazzi, e i numeri normali. Quindi sarà 2, 1, 3. 2, 1, 3. Allora, un attimo di calma. No. 2, 1, 3 non va. 2, 6, 1, 4, 3, 8. One eternity later. Aspettate un attimo, ragazzi, perché magari non devo inserire tutti i numeri. Magari devo inserire soltanto una serie dei due numeri, o i numeri romani o i numeri normali. Magari una combinazione da tre cifre. Ho detto 261438, quindi dovrebbe essere 213 o quello che è. Infatti 261438. Proviamo 6 in ordine, comunque in base a come li abbiamo trovati. 6, 4 e 8. Sono sicura che l'ordine fosse questo. Magari va in ordine crescente. Aspetta, magari il numero romano, ragazzi, indica l'ordine in cui metterli. Quindi se è 1, 4 sarebbe 4, 2, 6. Quindi 4, 6 e 8. Magari è così. Ah, è stato fatto per ingannarci. 4, 6. Che Dio me la mandi buona. 8. Oh! Incredibile, ragazzi, oggi è il giorno. Guarda com'è fiera Anna, hai visto Anna, eh? Per una volta posso essere orgogliosa del mio intelletto schifoso. Come no, allora Ipru, una città in rovina. Ragazzi, ovviamente questi sono i fatti storici. Se ho detto che questa è la casa del padre, probabilmente il padre è una sorta di inventore, ragazzi. Che interessante. Cosa c'è qui? Formula chimica. Questa formula illustra ciò che accade ai polmoni quando si inala del gas cloro. Il gas cloro reagisce con l'acqua all'interno dei polmoni producendo acido cloridrico che provoca terribili ustioni. Non so se ci rendiamo conto, ragazzi, di quante cazzarola di cose diaboliche ha pensato l'essere umano, che questo era quello che ci serviva. E quella è la corda nel pozzo. Ma io mi sto ancora chiedendo come liberare quella poveraccia che è incastrata lì.
Vabbè, dai, un metodo lo troveremo. Andiamo a inserire sta benedetta leva. E chi c'è qua? Andiamo, va. Ah! Vabbè! Ecco qua. E te pareva? Già era lì incastrata. Adesso stiamo proprio nella cosiddetta cacca pupù. Perché morirà soffocata molto presto se non l'aiutiamo. Ma come diavolo l'aiuto? Questo è un bel dilemma. Vediamo cosa succede, ragazzi, se nel frattempo inseriamo sta cavolo di leva qua e la tiriamo. Ok, ah, bombe! Perfetto, perfetto. Sì. Era proprio quello che ci serviva. Perché faremo saltare in aria, ragazzi, quella roba lì. Devo cercare di regolare la mia mira perché non voglio stare a tornare di là, sinceramente. Tac. Oddio, speriamo che funzioni. Boom. Grande! Signora, arrivo io, non si preoccupi. Sarà un'amica di famiglia se stava lì. Beva, beva. Le servirà a reidratarsi. Poveraccia. Era lì, non stava facendo del male a nessuno. Non erano affari suoi quello che succedeva là fuori. Tanto lei era incastrata dentro. Ecco fatto. Ancora un po', un massaggino. Tac, 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 tac. Forza, signora, forza! Reagisca! La governante le disse che il padre, eminente scienziato, era stato rapito dal barone von Dorf, intenzionato a impiegarne le scoperte al servizio della guerra. Anna partì subito alla ricerca del barone e incontrò Emily e Fred. Ah, ok. Che bello. Ci hanno Il fatto destino li scoprire. aveva uniti. Erano sopravvissuti alla furia nemica, alle granate, alle bombe, ai gas tossici. Ok. Ci ricordiamo sì, ragazzi, che stavano Ora, con il precipitando. padre così vicino, Anna non intendeva certo rinunciare. Poverini, Carl e lo scienziato. Oddio. Amore, Genio è qui con noi. Andiamo, amore. Oh. Ok, hai visto? Non è servito a niente fermarmi. Sì, di sicuro. Ok, nostro padre è lì. Ok, approfittiamo del fatto che è di spalle. Perfetto, andiamo, Gen. Vabbè, ma ero dietro al cespuglio. Era di spalle, accidenti. Ah, non mi vogliono far passare, lì c'è mio padre, accidenti! È in mezzo alle fiamme! Ha bisogno di me, che diamine! Se ne vada, se ne vada! Ok. Va bene, vorrà dire che aspetterò che si muoverà proprio del tutto. Ecco fatto. Approfittiamo, cos'è questa roba? Non so cosa sia. Statuetta della Vergine Maria e custodia. Custodia contenente una statuetta della Vergine Maria, ennesimo esempio di arte prodotta nelle trincee. Ok, aspettiamo con calma. Ma lì c'è un uomo che sta dormendo. Non mi posso nascondere lì. Ah, ma ha bisogno di me. Signore, signore. Ammazza, ma te puoi mettere. Vabbè, giustamente. Sì, si può mettere adesso a curarlo, però è una situazione abbastanza critica. Accidenti, se qualcuno ci vede è la fine. Che siringa. Stia calmo, stia calmo. È tutto per il suo bene, eh? Ok, tac. Ecco fatto. Ha visto? È stato un attimo. Adesso estrazione, estrazione, estrazione. Forza, Anna. Eccolo là. Aia, che male. Voilà. Oh, vabbè, dai, almeno abbiamo fatto del bene a qualcuno. Sa dov'è questo signore? È più avanti di là. Oh, merda, qualcuno mi ha visto. Qualcuno mi ha visto. Ecco, giustamente. Lo fanno prigioniero. E non ci tocca che. Non ci resta che anzi andare
Avanti, sperando che nessuno ci veda. Oddio, ragazzi, questo è il luogo del disastro. Mio padre dovrebbe essere qui. Carl, no! Si chiamava Carl, io non mi ricordo bene, ma penso di sì. Che poverino, è incastrato. Ok, approfittiamo. Forza, forza, forza. Ok, qua ci va messa una leva, ovviamente. E di qua la leva è proprio... Eccola lì! Oh, merda, miseria! Scusa, Anna, scusa! Che fine t'ho fatto fare? Scusami tanto. Ok, sì, devo far andare avanti Genio. Io col contrappeso ovviamente faccio sì che non finisca fra le fiamme. Ci mancherebbe pure. Forza, amore, valla a prendere. Io ti reggo il peso, ok? Ha più senso, ovviamente. Vieni, amore, vieni. Amore, tu sai che sei un genio. Vedi che lo dico sempre. Che sei un genio. Grazie, amore, grazie. Andiamo, forza, hanno bisogno di noi laggiù. Tac. Aprila pure. Ah, c'è una cosa che sbrilluccica qui. Sbrilluccica. Una lettera. Lettera di un soldato. Cara Emma, ci stiamo ritirando. La posizione è indifendibile. Non temere, sono in buona salute, ma dovremmo lasciare la bella città di Reim al nemico. Spero che a casa vada tutto bene e che i prigionieri di guerra vi stiano aiutando. Abbi cura dei nostri genitori, a presto. Quindi, si tratta di fratelli. Ovviamente siamo arrivati fino a qua. Carl! Sì. Ok, quindi dobbiamo tirarlo su, ovviamente, perché tirarlo fuori così è assolutamente impossibile. Ci penso io, Carlo, ci penso io. E tu, amore. Oh merda, questa cosa si muove, ragazzi. Ovviamente non c'è niente di stabile qui. Togliti da lì, genio, togliti da lì. Sta crollando tutto. Oddio, ma fino a dove devo andare? Aspettate, se mi hanno fatto salire qua, un motivo c'è. Oh. Quell'affare ci dovrà pur servire a qualcosa, ragazzi. Il punto è che non ho bombe. Ah! Oh madonna, ok, c'era questo coso qua. Flechette. Le flechette sono freccette in acciaio che venivano sganciate sulle trincee dagli aerei. Ah, mio Dio. Allora, quassù mi serve qualcosa che però non ho ancora. E devo sperare di trovarlo perché... Se no è un bel guaio. Allora, vediamo di qua che cosa c'è. Oddio. Di qua ci deve essere per forza quello che mi serve. Amore, vallo a prendere. Ok, è proprio quello che mi serve. Un barattolo, sì. Per far esplodere quella bomba lì appesa. Grazie, amore. Tu però promettimi di stare attento, pure tu, perché qua è assolutamente tutto pericoloso. Ok, andiamo su. Rimani a guardia di Carl. Bravo, rimani lì vicino. Vabbè, come non detto, vuole solo rendersi utile. Ok, mira. Via. Ok. Benissimo, benissimo, ragazzi. Ci sono riuscita a primo colpo, grazie al cielo. E adesso è arrivato il momento di tirare fuori questo poveretto che è qui incastrato. Ecco fatto, arrivo, eh. Tiralo fuori, amore, tiralo fuori. Ah! Ecco, devo ricordarmi prima. Quanto sono stupida. Non c'è bisogno del piccione, non sono così idiota. Forza. Stai pronto, amore? Vai, tiralo fuori, tiralo fuori, tiralo fuori. Ecco fatto. Meno male. Meno male che c'è questo piccolo genio qui con me. Dove vai? Dove vai? Chi ti ha detto di salire? Ok. Prestiamoli il primo soccorso. Poveraccio. Ok, ci penso io a te, eh. Tu stai tranquillo. Minchia, come diventa difficile. Sta diventando sempre più difficile. Ovviamente. E vabbè, continuo a sbagliare. Ci penso io a te. Ok. Tac, 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 tac. Ecco fatto. Come stai, amore? Come stai, sì, amore, oddio. Oh. Ormai è una deformazione professionale. Parlando sempre a Genio, ovviamente chiamo amore qualsiasi cosa, persona io abbia davanti. L'hanno portato via. No. Corri a chiamarli, corri, corri, amore, corri.
Amore! Dobbiamo correre! Ok ragazzi, mi hanno appena salvato la partita e... però penso che siamo così vicini che magari possiamo vedere cosa succede! Amico! Minchia, ci separano di nuovo, però vabbè, lui è laggiù. Siamo comunque insieme. E questo conta. Allora, vai amore, perché tocca a te. Ok, ah ok, stiamo guidando Freddy adesso, perfetto. Dobbiamo chiudere insieme, eh? Chiudere insieme, forza! Forza, tirala Freddy! Vabbè, ma stiamo freschi qua. No, 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 no. Tira, 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 tira. Non capisco perché non tira. Oh, sì. Perfetto, procediamo. Buttiamo giù sta roba. Vai pure di là, amore, perché probabilmente gli servirà aiuto. Ok, stiamo guidando lui adesso. Grazie, amore, era quello che mi serviva. Forse avrei dovuto portarlo a lui il candelotto di dinamite. Probabilmente sì, prendine un altro, va. Ecco fatto. Vai pure da Freddy. Perfetto, grazie amore. Sei fantastico come sempre. E suppongo di doverlo tirare al di là. No, avrei dovuto tirarlo nel fuoco. Quanto posso essere stupida, accidenti. Forza, forza genio, vallo a prendere di nuovo. Perché la tua padroncina è troppo stupida per capire che doveva tirarlo fra le fiamme per farlo esplodere. Ok. Via, 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 via. Ammazza che botto, questo qua ne ha fatto una piega. Vabbè dai, ci ritroviamo con un candelotto in più. Il nostro amico però è ancora bloccato lì. Ok. Come faccio a farlo cadere? Ah, che c'è amore, che c'è? Scava, scava, scava. Scava amore, scava. Ha trovato qualcosa. Oh, sei un dannato genio. Allora amore, devi portargli tu la leva. Portagli la leva. Vai. Ecco qua. Dammela, dammela pure a me amore. Vedi che sei un genio. Però dovrei distrarre quest'uomo, mi sa. Ah, posso tirargli una botta in testa. Ecco fatto, era semplicissima la cosa. E io che mi complico sempre la vita. Ecco fatto, io pensavo che avremmo fatto in fretta ad arrivare da Carla, ma mi sbagliavo. Ok, io pensavo che quell'ingranaggio fosse da prendere. E invece, eccolo qua. Merci. Che ci risolve il nostro problema. Oh merda, che c'è adesso? Oh Jesus. Ok, ma cosa serve sta leva? Che diavolo sta succedendo? Ok, ha preso fuoco. Ha preso fuoco e non so se la cosa è positiva o no. Fatto sta che qui non ci possiamo. Ah, già c'era il candelotto. Ok, questa ha preso fuoco, quindi probabilmente adesso basta per far esplodere questo, almeno mi auguro. Deve essere una cosa tipo super rapida, a quanto ho capito. Ok, ci siamo, sta per esplodere. Ok, tutto quanto è saltato in aria. Io direi di prendere uno di questi affari perché non si sa mai. Quella è la macchina di Anna, siamo vicini alla nostra meta. Eccolo qua, ci siamo. Non è Emil. La che vittoria sfiga. Aveva un sapore amaro per Anna. Carl, gravemente ferito, si trovava in un campo di prigionia. Il padre di Anna era scomparso, no, con il barone von Dorf. Loro. Ed Emil era sotto corte marziale per diserzione. Per il coraggio dimostrato a Reims, Emil ottenne la grazia e fu di nuovo libero. Libero di tornare al fronte. Mamma mia. Che diamine, quindi c'è alla fine tutti gli sforzi e ci hanno pure beccato. 21 febbraio 1916, l'inverno si era abbattuto sul fronte. Dopo essere rientrati nell'esercito, Emil e Freddy furono assegnati a Verdun per
poter soffrire come molti altri i rigori dell'inverno. Immaginatevi che roba, ragazzi, al freddo e al quel gelo. Quel mattino l'arrivo della posta risollevò gli animi, ma la lettera di Marie non recava buone nuove. A Saint-Mihiel il cibo era scarso, le infezioni erano la norma e il numero dei morti aumentava. Eppure, in quel tetro frangente, un raggio di luce. Una foto del nipotino Victor, dritto sulle gambe, a muovere i suoi primi passi. Oh. Ah. Che tristezza. Don't worry, friend. Don't worry, friend. Freddy è grandioso, ragazzi. Ok, e dire, sempre interessante, c'è stata una svolta perché non mi ricordavo ovviamente e non mi sarei aspettata che li avrebbero catturati, insomma, catturati di nuovo e costretti di nuovo al fronte e Carl è stato imprigionato ovviamente. Wow, che roba! Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Abdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!